Ciao a tutti, ecco voi un nuovo video. In questo video è in collaborazione col marchio Brillbird, che è un marchio molto famoso e conosciuto comunque nel settore delle unghie, perché in questo video vi parlerò del loro campus, che è una cosa che a me interessa, nel senso che mi sarebbe piaciuto avere la possibilità di partecipare a un altro campus, perché è un'esperienza particolare, molto indimenticabile, e comunque dopo diversi anni nel mondo delle unghie si ha un po' più di esperienza, un po' più di pratica. Si è fatti anche più corsi per poter partecipare più serenamente a questi campus. E visto che in questi anni mi avete sempre, in questo periodo, tempestato di domande sui campus, su quale fosse il migliore, su cosa ne pensassi, insomma, sempre tantissime domande, ho accettato volentieri questa collaborazione appunto per parlarvi del loro campus. Parto subito col dirvi dove si svolgerà questo campus e si svolgerà in un agriturismo in Toscana tra Pisa e Firenze. E non vi preoccupate perché l'azienda metterà a disposizione una bus navetta gratuito dai punti principali come per esempio l'aeroporto o il treno. Questo agriturismo si chiama Assia, vi metto qua sotto in box informazione il link e vi consiglio a priori di andare a dargli una sbirciata perché quando io ho visto questo agriturismo me ne sono follemente innamorata perché è immerso nel verde, ha un sacco di servizi, ha una piscina meravigliosa, quindi comunque può essere un luogo molto molto interessante, lontano dallo stress, quindi mi immagino già l'atmosfera e poi voi sapete benissimo che io amo tutto quello che è natura, tutto quello che è verde, quindi non poteva non colpirmi questo luogo incantevole. Sono diversi anni che collaborano appunto col marchio e sono contenti in quanto i titolari Elena e Gabriele sono veramente molto disponibili, quindi potrebbe essere anche un lavoro, campus, divertimento, relax, insomma, diverse funzioni secondo me. Non posso non dirvi ovviamente quando si svolgerà il tutto e tutto parte più o meno dall'1 al 10 perché? Perché l'1 è il giorno di arrivo, il 10 è il giorno di partenza, quindi il campus effettivamente durerà una settimana intera. Entriamo ora nel dettaglio ovviamente di come si sviluppa il campus, che è la cosa che sicuramente vi potrebbe interessare di più. Partiamo subito dagli orari. Gli orari sono circa dalle 9 alle 18, dove verso fine giornata ci sono gli esami e la relativa valutazione. Ebbene sì, perché comunque ci saranno le lezioni dove ripasserete tutto quello che in teoria i corsi avete fatto o apprenderete del materiale nuovo che ai corsi non avete ancora partecipato e poi a fine giornata ci saranno degli esami perché c'è comunque una valutazione, è un campus che ha più obiettivi, o andare come ripasso, insegnamento di una materia nuova, di qualcosa nuovo, oppure comunque per conseguire il master e quello ve lo spiego comunque fra pochissimo. Gli argomenti sono diversi e ovviamente si sapranno una volta lì arrivati al campus perché essendo comunque materia d'esame si scopriranno all'ultimo, però bene o male si può già incappare con la fantasia o l'immaginazione su che materie, su quali corsi ci saranno e vi do una piccola anticipazione fa poco. Le master che insegneranno comunque durante il campus sono Melania Alessandriello, Anita Podoba e infine Rosaria Grieco. E qua sotto le box informazioni vi metto comunque loro link anche per andare a scoprire chi sono, se non le conoscete. Io Melania la conosco benissimo da passati e vissuti insieme e tra le altre cose vedere anche i bellissimi lavori che fanno perché anche ogni volta sbavo davanti ai loro lavori perché sono veramente bravissime. Come vi anticipavo prima, lo scopo appunto per tantissime di noi andare a un campus è conseguire il master. Il master non è altro che un punteggio altissimo, diciamo, degli esami che vengono sostenuti e tra altre cose si può ottenere il master nella disciplina che più si preferisce, non è un master unico, ma ci sono diversi master e qui anche l'anticipazione degli argomenti, perché si può conseguire il master nella struttura gel, nella struttura acrilica, nel SOCOF che è il semipermanente o nella nail art. Quindi a seconda di quello che più vi piace a voi o quello che siete più portate, potete eventualmente ambire a conseguire il master. Io in passato ho fatto un altro campus, voi lo sapete benissimo, quindi so bene di cosa si parla e soprattutto so che ci sono discipline o materie che piacciono di più e altre un po' meno, quindi ci si può anche focalizzare di più su quello che veramente si ama fare. Ovviamente al campus non si studia e basta perché ci saranno veramente tantissime attività, oltre ovviamente per simulare la propria professione, lavorativa, quindi nel mondo unghie, ci saranno comunque delle cose organizzate particolari per divertirsi. È un'atmosfera molto, molto particolare, ancora ve lo ripeto, secondo me è un'emozione da vivere, bene o male,
se comunque questo settore è un settore che si ama, che piace, è un'esperienza indimenticabile. Io ancora adesso mi ricordo quello che ho vissuto e veramente, come vi dicevo prima, mi piacerebbe tantissimo avere la possibilità di partecipare a un altro campus. Però, come voi sapete, quest'anno comunque ho una sorpresa, ovvero sono in gravidanza. Quindi non ci sarebbe stata proprio occasione di poter partecipare a un altro campus. Però è un'esperienza particolare, si organizzano tantissime cose, un po' date dalla location, un po' dall'organizzazione dell'azienda. Quindi se mentre state vedendo questo video state pensando se partecipare o no a un campus, vi consiglio di farlo perché è veramente un'esperienza molto molto particolare. Sicuramente vi starete anche chiedendo tutto questo che prezzo ha? E sì, ve lo spiego anche questo. Il costo è di 1.699 euro più IVA ed c'è la possibilità anche di rateizzarlo se si vuole. E il costo comprende tutto, escluso ovviamente il vostro viaggio per arrivare, ma tutto cosa significa? Oltre a queste lezioni che non sono da poco, perché se analizzate ovviamente il costo di ogni singola lezione, quello che vi trovate lì tutto insieme, non è poco. Oltretutto con le master, quindi avete a disposizione loro, a vostra completa disposizione per il corso, per far domande, per chiedere dubbi, quindi potete veramente, se lo sfruttate bene, apprendere tantissimo o imparare anche cose nuove, come era capitato a me. E ovviamente è compresa a bordo piscina il pranzo, la cena, la colazione, ma anche tutti i coffee break, le merende, le pause. E oltretutto, come vi dicevo prima, la particolarità è anche socializzare, perché essendo un campus con diverse persone, tra altre cose mi ero dimenticata di dirvi che prendono massimo 40 partecipanti. Questo perché? Perché vogliono comunque seguire bene le persone senza avere una sala con miliardi di persone e non riuscire a seguirle bene. Altra cosa veramente molto importante, perché è importante che durante il campus ci sia la possibilità di essere seguite bene, di quando si alza la mano far sì che la master venga ad aiutarvi, quindi è molto importante che non ci sia un numero esagerato di persone come tante altre aziende fanno. Quindi meno sono, meglio è da questo punto di vista. E poi è facilissimo socializzare con tantissime persone perché anche solo essere lì con una passione comune, come le unghie, fa socializzare in 2 secondi, vi assicuro. Vi lascio comunque qua sotto nel box di informazione, oltre a tutti i link che vi ho detto in questo video, anche quello dove troverete il numero di telefono o le mail appunto per chiedere altre informazioni se siete interessate. Ma non finisce qui. Come vi accennavo prima, c'è un seguito, ovvero c'è una cosa bellissima, molto particolare, che mi ha incuriosito tantissimo. Qual è? Praticamente nella settimana successiva al campus, dal 10 al 17 giugno, ci sarà la possibilità per 10 corsiste che hanno partecipato appunto al campus di partecipare gratuitamente a Reality Nails, che è il primo reality in italiano del mondo unghie. Solamente che non posso ancora svelarvi tutti i dettagli, ve li posso svelare più avanti ed è una cosa veramente molto curiosa e molto molto interessante avere appunto questa possibilità di partecipare a questo Reality Nails. In questo video vi ho spiegato un po' cos'è il campus, quali sono le caratteristiche, tutto quello appunto che gira intorno al mondo campus. Se avete altre domande fatele pure qua sotto che sono disponibile a aiutarvi, a celarvi dubbi, se per caso non so, mancava qualcosa ditemelo e risponderò senza problemi. E nel prossimo video vi spiegherò meglio appena posso cos'è Realty Nails. Vi dico solo che avrei dovuto partecipare ed ero super contenta, solamente che facendo un'analisi delle settimane, sarò a 8 mesi e mezzo di gravidanza, e ho preferito comunque evitare per non rischiare e partecipare l'anno prossimo con anche Baby, quindi anche Nicole l'anno prossimo parteciperà al suo primo campus unghie, che non vedo assolutamente l'ora perché saremo comunque io, lei e Pietro in questo agriturismo bellissimo, quindi durante il giorno loro faranno altro ovviamente e io parteciperò appunto a questa bellissima iniziativa. Spero tanto che il video vi sia piaciuto, spero che siate curiose come me di seguire il seguito, perché secondo me è una cosa molto figa e molto interessante, scusate per il termine, e al prossimo video un grosso bacio, ciao!